Cari amici, sono felice per la vittoria del no, finalmente si cambia, adesso Renzi sicuramente darà le dimissioni e sicuramente arriverà un domani migliore per il nostro paese. Gli italiani hanno deciso e fortunatamente hanno deciso per la via giusta, che era quella di cambiare. Non se ne poteva più, ha fatto troppe stupidaggini Renzi in questi suoi 2 anni di governo. Ed è stato giusto così. La Costituzione non va toccata e gli italiani hanno deciso di far vincere il no. E sono totalmente d'accordo. In contraddizione a quanto dicono alcuni, che avrebbe dovuto vincere il sì. Adesso speriamo in un governo migliore che mantenga le promesse che fa e speriamo soprattutto che arrivi un governo che si abbassi gli stipendi ed elimini tutte quelle pensioni d'oro che sono state, che è il tema dominante di tutta questa situazione, insomma. Speriamo che il Presidente della Repubblica decida per un governo come si deve. Auspico che non possano più dominare i democratici, cosa che non vorrei mai, e spero che, insomma, si risolva questa situazione politica. Mi auguro che tutto vada bene e che con questo voto gli italiani abbiano dato una scossa a questa politica, perché decidendo così hanno fatto, c'è bisogno di cambiamento per l'Italia e gli italiani lo sapevano e hanno fatto bene a votare così. E in contraddizione a quanti dicono i vecchi che hanno votato sì, io non sono d'accordo, perché se avesse vinto Renzi saremmo trovati in una dittatura sicuramente. E così va bene, insomma, adesso vedremo cosa accadrà e auspico che mettano un governo tipo alla Grillo, che allora è uno che ha polso, oppure un Salvini, non mi dispiacerebbe, oppure magari anche un Berlusconi, però Berlusconi è un po' troppo anziano forse, però magari uno dei suoi, oppure vedremo, insomma. L'importante è che non sia del PD, oppure abbiamo capito, insomma, è così. Un abbraccio a tutti e ringrazio ancora tutti quegli italiani che come è sottoscritto sono stati favorevoli al no e hanno votato per il no. Per quanto mi riguarda, quelli che hanno votato sì, dico che comunque devono sperare che arrivi un governo che faccia delle cose belle, soprattutto per le persone bisognose. E dico che comunque quelli che hanno votato sì non devono star lì a lamentarsi e piangersi addosso, perché ricordate che qualunque presidente arriverà dovrà essere presidente di tutti e non badare solo alle persone ricche, ma anche quelle che hanno più difficoltà. E questo è, insomma, quello che volevo sottolineare, che volevo dire in questo video. Vediamo, insomma, abbiate fede che le cose si risolveranno tutto per il meglio. Un abbraccio e al prossimo video. Ciao e buon ritorno a Firenze per il piccolo Matteo. Responsabilità che si è assunto Renzi dando le dimissioni. Chi governa qui è sempre un po'...